Il progetto nasce in città, per la città, per iniziativa di movimenti, di associazioni che spontaneamente hanno deciso di dare una svolta alla politica e alla gestione di questa città trasformandosi in liste elettorali. Mi cercarono circa 2 anni fa per chiedermi di poter usare diciamo la mia esperienza piuttosto che il mio nome, quindi la mia notorietà, per dare credibilità al progetto. Io dissi allora, quasi come se fosse una scommessa, se voi farete le liste e per fare le liste usate pure il mio nome, io sarò, se voi vorrete, il vostro candidato. E questo è il progetto civico, cioè un progetto che è stato costruito da cittadini, rappresentanti di professioni, di categorie, di comitati di quartieri, di associazioni di volontariato, di associazioni culturali, che insieme hanno messo su 5 liste, quindi 154 candidati, e hanno chiesto a me di essere il loro allenatore, di essere il loro portavoce, cioè di poter utilizzare quella notorietà che la mia precedente esperienza di sindaco aveva lasciato in città per rendere credibilmente e politicamente possibile un'alternativa a quella che era la classica scelta ristretta ai partiti così come noi li conosciamo. Il voto al ballottaggio per il progetto civico, perché io ci tengo a ricordare, certo al ballottaggio vanno 2 nomi, però vanno 2 esperienze totalmente diverse. Una è un centro-sinistra che ha già governato questa città per 15 anni, di cui gli ultimi 5 anni davvero in maniera drammatica, che la città ha indubbiamente sofferto, e l'altro è il candidato sindaco di un progetto civico, di un progetto, ripeto, che è nato dalla città e per la città. E quindi la possibile alternanza tra una gestione e una politica e un'amministrazione fatta invece direttamente dai cittadini, credo che sia un'occasione irripetibile non solo per Sassari ma per tutto il territorio, perché Sassari che dice ai partiti: avete gestito male, vedete di correggervi, di correggere i vostri errori, vedete di rinteressarvi di questo territorio. Sassari che attraverso il suo sindaco, espressione del progetto civico, si mette a capo di un movimento di riscossa di tutto un territorio, e credo che sia una chance che difficilmente possa essere barattata con 10 minuti in più di mare.